Dal Giappone alla Calabria per vedere la scultura realizzata 25 anni fa per il Musaba di Mammola da suo marito, il viaggio della moglie del maestro Masafumi Maita, morto 7 anni fa. Vediamo il servizio di Carla Monaco. Voleva mettere in comunicazione il cielo e la terra, Masafumi Maita. Per questo, per il Musaba di Mammola, aveva pensato a un'opera monumentale in ferro e materiale riciclato, Luminous Trees, alberi con le radici sottoterra che sfidano il cielo, una scultura potente che allude al ritorno alla natura sulla riva del torrente Torbido. L'aveva realizzata nella primavera del 90 dopo aver conosciuto Ischia e Mas alla Biennale di Venezia. 25 anni dopo, sua moglie Mitsue è venuta fin qui dal Giappone per vederla. Ero stata qui con mio marito 25 anni fa, ma non avevo mai visto l'opera finita. Era coperta dai ponteggi, lui sapeva com'era venuta, io no. 7 anni fa è morto, io ho sempre voluto vedere la scultura finita, la figura perfetta. Appena ho avuto l'occasione sono venuta. La prima volta che l'ho vista è stata un'emozione grandissima, ho pianto. So come lavora mio marito, potevo immaginare il risultato, ma non ero sicura. Questa è davvero un'opera molto importante perché l'ha fatto crescere, gli ha fatto trovare nuovi modi di esprimersi. Qui ha trovato materiali perfetti e un contesto perfetto. Ad accompagnare Mitsue nel suo viaggio in Calabria una coppia di amici giapponesi, lui architetto paesaggista, lei pittrice, entrambi con collaborazioni universitarie. Dovevano restare mezza giornata, si sono fermati 3 giorni, innamorati del Musaba e del lavoro di Nick Spatari e Ischia e Mas. Già stanno pensando a future collaborazioni. Le persone che vengono qua sono tutti entusiasti perché dicono che il luogo è diverso, non è il solito museo, quattro mura, quattro quadretti al muro o un'area archeologica un po' morta. Questo è un luogo vivo, attivo, perché qui lavoriamo con dei giovani di tutto il mondo che collaborano anche alle realizzazioni, no? Non solo arte, ma architettura, paesaggio, un po' tutto.